All'interno del PRIN, agli albori dell'editoria italiana, tecnologia, testi e libri nell'Italia centro-settentrionale tra il XV e il XVI secolo, l'unità di ricerca della LUMSA si è interessata in particolare di un giacimento culturale di grande interesse, il monastero del Corpus Domini di Bologna. Questo monastero è ancora oggi abitato dalle sorelle povere di Santa Chiara, che sono qui dalla metà del XV secolo. La fondatrice, Caterina Vigri, bolognese ma allevata a Ferrara alla corte di Niccolò III d'Este, era una donna di grande cultura che volle che il suo monastero, nel quale si raccoglievano le migliori figlie delle famiglie più importanti dell'Italia centro-settentrionale, divenisse un centro culturale di primissima importanza. Le clarisse leggevano molto. E per questo si procuravano libri, soprattutto spirituali, da ogni parte d'Europa. Ma esse erano esse stesse scrittrici, sia in prosa che in poesia, sia in latino che in volgare. È per questo che l'archivio del monastero riveste un grandissimo interesse, perché consente di ricostruire l'insieme delle attività culturali di un centro, come abbiamo detto, di primissima importanza. Gran parte di questo archivio è stato spostato nel XIX secolo nell'archivio arcivescovile di Bologna per preservarlo da eventuali requisizioni, ma una parte è rimasto nel monastero. È a questa parte che l'unità di ricerca della LUMSA ha riservato la sua più grande attenzione. Da una prima ricognizione, infatti, risultano conservati nella stanza dell'archivio del monastero una cinquantina di volumi manoscritti, datati o databili, tra la metà del XV e il XIX secolo, legati principalmente alla storia della comunità femminile che qui è vissuta e alla promozione del culto della fondatrice Caterina Vigri, poi proclamata santa. Si va dall'agiografo dello specchio di illuminazione, di Illuminata Bembo, che è l'agiografia della Santa, ai testimoni dei volgarizzamenti della regola di Santa Chiara, alle ordinazioni del Corpus Domini di Bologna, alle rivelazioni di questa Suor Giulia da Milano, che ebbe le visioni di Caterina durante 60 anni circa, alle opere delle abbadesse Valeria Camponazzi e Ludovica Margherita Asti. Infine, diverse meditazioni e riflessioni spirituali. A questi, che sono testi conservati nella stanza dell'archivio, si aggiungono poi due manoscritti autografi della Santa, conservati nella cappella come reliquie in alcune teche, e cioè il breviario, appunto autografo di Caterina, e le sette armi spirituali, che sono il suo libro fondamentale. Siamo dunque di fronte a un patrimonio di una ricchezza inestimabile che ci racconta una storia fatta di donne scrittrici e lettrici ancora tutta da scoprire. Risultano conservate, oltre a questo, più di 60 copie di edizioni a stampa antiche, tra cui incunaboli e cinquecentine, non inventariate. Sono letture tipiche dei monasteri femminili. In particolare quelli francescani, si va dalle Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia, pubblicate nell'anno 1500 a Norimberga, alla vita della Beata Gertruda del 1562, alle cronache di Marco da Lisbona. Inerenti a Santa Caterina, alla comunità del Corpus Domini, abbiamo due edizioni di gran pregio, perché se ne conservano pochissimi altri esemplari. L'incunabolo delle sette armi stampato a Bologna nel 1475 da Baldassarre Azzoguidi e il Tesauro della Sapienza Evangelica, che è una raccolta di poesie di una suora del monastero bolognese pubblicata nel 1558 da Antonio G. Giaccarello e Pellegrino Bonardo. Ma per dare un'idea del valore di questi testi possiamo prendere un esempio. Un lavoro della stessa Caterina Vigri, che ora è conservato nel Fondo Beata Caterina dell'Archivio Arcivescovile di Bologna. Si tratta di una devota meditazione, ed utile assai, a prepararsi alla natività di Nostro Signore Gesù Cristo.
L'idea centrale di Caterina è semplice. Per accogliere la natività del Signore è necessario preparare la propria anima sul modello di quella della Vergine Maria. È chiaro che il testo è rivolto ad una religiosa che ha fatto i voti di castità, povertà e obbedienza e per questa ragione si identifica in maniera particolare con Maria. Per procedere nella descrizione spirituale della maternità, l'autrice finisce col descrivere la prassi ordinaria della cura del neonato nelle famiglie aristocratiche del suo tempo. Il vero sviluppo dell'opuscolo riguarda infatti i modi in cui spiritualmente l'anima devota potrà rivivere la maternità di Maria. Ma ascoltiamo le parole di Caterina che ci giungono dalla voce di Livia Giampalmo, che ringraziamo di tutto cuore. Ma se questo parvolo in te nato vuoi nutrire e governare, attendi che se bisogna fasciarlo, collocarlo, custodirlo, levarlo, lavarlo, portarlo e cibarlo. Sono tutti gesti della cura del neonato che verranno in seguito ripresi per dare una lettura spirituale. Le giovani nutrici evocate nel testo in realtà sono le virtù che dovranno accogliere il bambino Gesù nel cuore dell'anima devota. Prima è da infasciare il parvolo, ma solo in panni mundi. Portino adunque due fanciulle e li panni mundi. Una lavi i panni, promettendo di lavarli ogni giorno. E questa è la contrizione, la quale dice: lavabo per singulas noctes lectum meum, cioè lavorò per ciascuna notte, cioè per ciascuno peccato la coscienza mia, et quella bagnerò di lacrime. L'altra estende i panni al sole perché si secchino, et questa è la confessione, la quale produce a luce le cose ascose, dici: Dixit confitebor, confitebor adversum me, injustitia meam. Cioè, io dissi: Signore, io confesserò contra de mi le mie ingiustizie e tu perdonasti la impietate del peccato mio. Sono tutti veramente i bambini vengono fasciati, venivano fasciati e questo ce lo mostrano numerosi documenti iconografici e ci confermano soprattutto le miniature della stessa Caterina Vigri, perché lei le corredò con queste miniature il breviario da lei stessa copiato. Ora, la semplice annotazione sul fatto che i panni delle fasciature devono essere lavati per essere conservati puliti, per quanto ovvia, ci mostra bene come tutta questa riflessione nasca dall'attenta osservazione della vita quotidiana. Ad una donna come Caterina non sfuggiva il valore di questi gesti nella cura concreta del neonato. Si può dare ancora un altro esempio, quello del bagno, che è una delle preoccupazioni della puericultura di tutti i tempi. Caterina sa bene che deve essere fatto con acqua calda e sa che quando il bambino piange spesso è perché ha bisogno di essere lavato. Sa pure che il bambino ha paura dell'acqua e che bisogna sostenerlo, insino a che a lui piacerà bagnarsi, dice. Le due damigelle incaricate di questo compito delicatissimo sono la pietà e la perseveranza. Quinto, a bagnare il putino, due se ne offeriscono. Una apparecchia il bagno, questa è la pietade, la quale vedendo lacrimare il bambino e todendo il suo pianto, trae acqua calda abbondantemente della fonte del suo cuore, dicendo: Anima mea liquefacta est, ut
dilectus locutus est, e non solo bagna, ma lo unge. Sed unguento per ungit cum dicit, factus est cor meum tamquam cerae liquescens, unde et verba sonse fragrant unguentis optimis. L'altra tene il bimbo, questa è la perseveranzia, la quale tanto lo tene, insino che lui piacerà bagnarsi in questa valle di lacrime, nella quale delle nostre miserie dicendo: tenui eum nec dimittam. Penso che alcune osservazioni debbano essere fatte a commento di un testo così originale. La prima è proprio quella sulla delicatezza con cui Caterina parla del bambino. Se circa 60 anni fa si è discusso a lungo sul tema del sentimento dell'infanzia nel Medioevo, si può dire che qui abbiamo un documento che è tanto più importante in quanto di per sé non è diretto a chi si doveva occupare dei bambini, ma in esso traspare un atteggiamento di grande attenzione verso i piccoli. Allora ne prova tra l'altro il vocabolario. Sotto la penna di Caterina, Gesù che nasce è definito figliuolo, parvolo, bambino, putto, puttino, fanciullo. Nella storia della pedagogia, questo testo di teologia spirituale ha pertanto il suo posto come testimonianza di un sentire che molto probabilmente andava ben oltre le mura del monastero del Corpus Domini.